pensare che siamo coinvolti come una grande amicizia, una grande famiglia, anche se poi non ci si conosce magari fra tutti, e come sempre questo grande abbraccio lo invitiamo prima di tutto alle persone care che vogliamo ricordare. Siamo nell'ottavario, mannaggia, guardate che strano, ho detto quale casula, questa sarebbe la casula, prendo perché nell'ottavario sto utilizzando la casula viola, però ho detto al Blume non posso andare con la casula viola. Sarà colpa del gaggio, colpa di chi volete voi, però qui ci vuole la casula, quella della festa, della solennità, quella colorata che dice una vivacità, una vita che ancora noi crediamo che sia reale, e anche se i nostri cari, alcuni dei nostri cari non li vediamo fisicamente, però so che anche sono con noi, che davvero le persone che lasciano la vita non le perdi. Fisicamente sì, è chiaro che non sai il seguito della loro vita qua, però il legame rimane. Qui c'è anche Don Domenico, che non so, non lo conoscete, alcuni sì, alcuni no, lo ringraziamo che è con noi. Lui è arrivato da non molto qua in quel di Igea e abiterà quindi nella nostra parrocchia e in attesa ci dà una mano e cammina con noi in queste settimane, in questi mesi. Disse: portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Alleluia, 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 alleluia. Dico anzitutto una cosa, mi ha colpito sia nel Vangelo come nella prima lettura questa parola: voi siete tempio di Dio. In realtà poi è Gesù che dice, avete visto come ha agito, ha mandato via tutti coloro che anche giustamente potevano stare, secondo la religione del tempo, lì nel cortile del Tempio a vendere, e perché servivano tutte queste cose per le offerte, però Gesù li manda via, che non è che, come dire, volesse giudicare queste persone, ma voleva dire una cosa importantissima, che ognuno di noi è, la parola può sembrare un po' lontana dal nostro linguaggio, tempio di Dio. Cosa vuol dire? Che significa? Ci hai mai pensato? Cioè luogo dove Dio abita. Anche se dice una storia ebraica molto bella, che vi sintetizzo, che Dio abita là dove gli è permesso entrare. Come dire, non è uno che forza la porta. Se tu gli permetti di entrare nella tua vita, lui viene. Se te gli permetti di entrare nel tuo cuore, lui viene. Altrimenti rimane alla porta. E anche Gesù stesso, nel libro dell'Apocalisse, dice: io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entro. Se no, sto fuori. Mi piace pensare che se però Gesù viene nella nostra vita, è solo per darci una mano. Solo per aiutarci a capire che per quanto siamo fragili, per quanto possiamo incontrare situazioni difficili, per quanto la vita ci può mettere in difficoltà o gli altri a volte ci amano poco, per quanto possiamo trovare situazioni davvero complicate e molte volte i pesi sono troppo grossi per le nostre spalle, per quanto robuste siano, io posso contare sempre su Gesù, non vestito da mago, ma vestito da amico, vestito da uno che ci vuole dare una mano, sempre. E la comunità cristiana mi piace pensarla fuori da un'ottica strutturale, fuori da un'ottica eccessivamente, diciamo così, come dire, burocratica. Mi piace pensarla come un insieme di persone come siamo noi qui stasera, ognuno di noi con la sua storia, ognuno di noi con le sue idee, ognuno di noi con i suoi casini, ognuno di noi con la sua bellezza, con la sua luce, con i suoi sogni. Mi piace pensare che qui dentro c'è spazio anche per il Signore, sia quando andiamo allo stadio a fare casino,
anche se qualche sfrombolone può dare, no? Sia quando siamo in giro per la strada, sia quando giochiamo insieme con i bambini la domenica pomeriggio, e non solo con i bambini. Perché? Perché la domenica pomeriggio in piazza è diventato ormai il luogo dove tutti possiamo ritrovarci. Ho visto delle persone che si sono messe a giocare a pallavolo dopo 80 anni. Ho visto delle persone che hanno ripreso, hanno tirato fuori anche una mischia clandestina. Normalmente queste cose le fate qui al Blumen, no? Invece no. Luisa, per cortesia, un po' solidarietà. E quindi vorrei davvero pensare che il Signore è importante, che Gesù è importante perché ci unisce. E anche quando capita di dividersi o di non capirsi, perché, ah, ma lui ha fatto quello, ah, ma lui ha detto quell'altro, riguarda te, e magari ci rimani male, però il Signore ci riunisce, perché sembra banale, lo dicevano anche i tre moschettieri con D'Artagnan, tutti per uno, uno per tutti, che in realtà è lo stesso concetto, se volete, cristiano. Anche se ricevete dei pezzi di pane chiamato corpo di Gesù Cristo, in realtà è un grande pane che viene spezzettato. Amici, io capisco che siamo in un luogo, in un tempo dove è molto facile pensare a se stessi perché ognuno già ne sa. E poi molte volte purtroppo succede che abbiamo molti dubbi sugli altri e sulle relazioni. Però non c'è altra via. Mi piace pensare che l'unione fa la forza. Che l'unione è ciò che ci serve, l'unione fra tutti noi, darci una mano. Mi piace pensarla come la frase che si può scrivere qui al Blumen, ci diamo una mano, o qualcosa del genere. Io tifo una squadra, te un'altra, ma ci diamo una mano quando si tratta di vita, quando si tratta di difficoltà. Però non aspettiamo che uno sia nella melma fino a qua. Darsi una mano vuol dire che io provo a pensare che non ho solo i soliti amici, che va bene, ma anche altri possono essere miei amici e fratelli. Posso pensare che comincio certo da casa mia, e non è sempre facile in casa, lo sappiamo, però mi piace pensare che tutto questo quartiere e di più può diventare una grande famiglia, magari nel 3018 dopo Cristo. Non so se qualcuno ci sarà, però intanto ci proviamo. Con l'aiuto del Signore, con l'aiuto di un Gesù vivo. C'è il crocifisso, sì, ma vedete, questo è un segno che ci ricorda semplicemente quanto amore Lui ha per tutti noi, che non va tradotto come una sorta di guarigione totale di tutte le ferite. Anzi, sì, però non in maniera magica. Gesù guarisce il tuo cuore. E guardate che lì dove arriva Lui non arriva nessun altro. Ecco perché è utile che teniate un contatto con Lui. Fatelo a modo proprio, va bene anche a modo proprio, però il consiglio, abbi il coraggio di aprirti a Lui, perché Lui ti guarisce le profondità dell'anima. Che non vuol dire che sei perfetto, che tutto ti va liscio, ma vuol dire che hai una carica, una forza enorme per affrontare qualsiasi difficoltà. Però certo che se devo fare tutto questo da solo, capite che non mi basta. Io e il Signore, certo, siamo già in due, e in due facciamo parecchia legge, però bisogna anche di una comunità. Ecco, il Tempio di Dio qual è? Non sono i quattro muri della Chiesa, anche, ma siamo noi, siete tutti voi. Noi. Perché ti accontenti dei rapporti, molte volte un po' superficiali, Perché varie volte non è richiesto il tuo amore. Allora io ti dico, abbi il coraggio di amare di più, anche se il più non è che si può quantificare. Abbi più coraggio di amare. Pensa che da solo non ce la fai più di tanto, ma con l'aiuto dell'amore di Gesù tu puoi buttarti ad amare. Lo so che si possono prendere bastonate e quant'altro, però chi ama è come se avesse davvero sempre più la forza di Dio con sé, e possono accadere miracoli nel tuo cuore, nelle relazioni, nel tuo corpo. Mai mettere limiti, e quindi amate, amate più che potete, gettatevi ad amare, e
e abbiate fiducia che il Signore abita presso di voi e vi protegge. Amen. Vi libera dal male, vi dona la sua forza. Amen. E vi accompagna nel vostro cammino sempre per essere con voi e per testimoniare al mondo che la vita è più forte di ogni morte. Amen. E la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo discende su di voi e con voi rimane sempre. Amen. Amen.